Ciao a tutte! Allora, rifaccio il video per la terza volta, perché la prima volta avevo fatto un video che durava una decina di minuti e pesava 5 GB. La seconda volta mi si è spento il computer perché non l'avevo attaccato al caricatore, insomma, alla corrente. E tutto questo perché sto utilizzando il mio nuovo computer con la videocamera integrata, che addirittura anche lo zoom integrato per me è un, non lo zoom, si dice l'autofocus, sto dicendo una cavolata, vabbè, comunque riesce anche a zoomare, quindi a farvi leggere le scrittine, tutte queste cose qui, quindi abbia fatto un enorme passo avanti rispetto alla fotocamera scrausa che usavo prima. Tutto questo per dirvi, per parlarvi del festival dove sono stata questa mattina con mia madre. Questo festival, come dicevo per la terza volta, riguarda lo yoga e si tiene oggi, sabato 11 giugno e anche domani, 12 giugno, a Villa Panfili, a Roma. E per intenderci, insomma, visto che Villa Panfili è grande, l'entrata è quella dell'Olimpica, il cancello dell'Olimpica, lo trovate subito a destra, poi vedete degli stand, se siete appassionati di yoga o comunque, insomma, siete nuovi, vi interessa lo yoga oppure già lo conoscete, quindi insomma non è una cosa nuova quella che vi sto dicendo. Io sono andata a questa manifestazione perché pratichi yoga, appunto perché sono stata coinvolta da mia madre, che è una grande patita di yoga, ci va da un sacco di anni. Mi ha detto: perché non mi accompagni, visto che ci sono delle bancarelle, delle cose che magari possono anche interessarti. Io ovviamente non me lo sono fatta ripetere e l'ho accompagnata. Effettivamente la manifestazione non è grandissima, avrà una ventina di bancarelle. Si paga un biglietto che costa 7 euro, ma è valido sia se ci andate oggi, sia se andate domani, o non so se è anche lunedì. E una ventina di bancarelle, c'è gente comunque che faceva yoga all'aria aperta, insomma era una cosa che per chi piace lo yoga sicuramente interesserà molto. E io, insomma, girovagando fra questi stand che vendevano dei vestiti, insomma delle cosine etniche, incensi, pietre, cose di questo genere, sempre affini, insomma, all'argomento yoga, ho visto che c'era un piccolo stand che vendeva la Veleda. Quindi c'erano alcuni prodottini, mi sono avvicinata e le ragazze dello stand, molto carine, mi hanno dato questo piccolo sacchettino di juta, questo qua, che non so ancora come riutilizzare. Voi che dite? Cosa potrò farci con questo mini sacchettino? E dentro c'erano appunto a parte i campioncini, che adesso vi faccio vedere. E c'erano insomma questi dépliant, appunto parlano dell'azienda. Io non ho mai provato nessun prodotto della Veleda, non so praticamente quasi nulla della Veleda, aspettate, e non so quasi nulla, quindi magari mi faccio una cultura. So che viene venduta da Natura Sì, e nei Natura Sì, però insomma, visto che il prezzo è abbastanza alto, mi sono fatta la larga, ecco, preferisco una cosa magari più economica, sempre che insomma non abbia un inci pessimo, perché questa marca, da quello che so, è una marca ottima dal punto di vista dell'inci, perché ovviamente contiene tutti gli oli, tutti i prodotti naturali, biologici, quindi è molto attenta agli ingredienti che usa e anche ai metodi di impiego, le materie prime, tutte queste cose qua che piacciono molto alle patite. Io non sono patita, come ripeto, però insomma fa sempre piacere provare delle marche nuove, delle marche che ovviamente abbiano degli ingredienti migliori rispetto a quelli che sono in commercio, anche se questa, diciamo, è abbastanza cara. Allora, i campioncini che c'erano dentro li faccio vedere al volo, così magari se li avete provati mi potete dire una vostra opinione, perché insomma io sicuramente li proverò, vi farò delle recensioni, li metterò da qualche parte, perché finché non li provo bene non voglio fare una recensione, ovviamente, no? Adesso era soltanto per parlarvi di questa manifestazione. E quindi ho trovato 3 crema fluida alla malva, questi qua, eccoli qua. Poi ci sono 2 contornocchi alla rosa moscheta, questa ho visto che è per pelli giovani, quindi sono proprio adatta per le ragazze. Poi c'era questo melograno siero rassodante, questo qua, eccolo qui. Poi ci sono 2 olio trattante all'olivello spinoso, questi qui, da 2 ml, questi qua. E infine abbiamo l'olio per massaggio all'arnica, eccolo qui, c'ho il dito sopra, e poi questo qui che è una doccia cremosa al melograno, eccola qua, che poi tanto militaglia non è,
cioè è una mini taglia, però è la stessa quantità di prodotto, stessa confezione che poi ho ritrovato in questo set qui. Questo set qui è uno dei due set in edizione limitata che la Velied ha fatto per festeggiare i suoi 90 anni. Nell'altro set che non ho comprato c'erano una serie di oli e invece in questo set qui ci sono sei mini prodotti che dovrebbero essere in qualche modo diciamo, i prodotti più gettonati, i prodotti più venduti, quelli che insomma i best, ecco, questi qua. E questa qui è la scatolina, questi qui sono dei semini non mi ricordo di quale pianta, di quale fiore, l'altra scatolina aveva i semini di lavanda, questi qui non me li ricordo, e dentro appunto ci sono questi sei prodottini che adesso vi faccio vedere al volo, e vabbè tanto adesso li faccio vedere più che altro per magari ricevere io dei consigli, dei pensieri, delle opinioni, mentre invece vabbè più avanti una volta che li ho provati sicuramente li recensirò, perché poi stavo riflettendo che comunque la quantità di questi prodottini che si aggira intorno ai 10-15 ml comunque è una quantità buona per fare una recensione, per avere un'opinione personale su questo prodotto, perché non è né tanta né troppo poca, almeno a me comunque i campioncini durano abbastanza, per esempio la crema di viso mi dura almeno una settimana, una volta al giorno, quindi già una settimana l'opinione uno se la può fare. Allora, il primo prodotto è un trattamento levigante, penso sia la rosa, sì, ops, ecco qua. Il secondo è un siero rassodante al melograno, questo qui. Faccio vedere anche la confezione così vi rendete conto, insomma, che non sto dicendo proprio cavolate. Questa qua, vedete, magari uno, io non uso poco comunque di prodotto, sempre, qualsiasi crema, qualsiasi cosa, e mi dura. Quell'altro è identico. Poi c'è un dentifricio salino, questo qui. Questo dentifricio salino. Non sono molto talebana del dentifricio, nel senso che in linea di massima non me ne curo più di tanto, ecco. Eccolo qua, ed è questo qui. Poi abbiamo questa crema qui, che è la Skin Food Crema Nutriente. Questa qui la ragazza dello stand era molto, molto contenta perché ha detto che è un prodotto che è arrivato da poco in Italia. Ed è questo qua, che è la stessa confezione del dentifricio. Ecco qui, poi ci sta, come dicevo, la doccia cremosa all'olivello spinoso, questa qua, che è la stessa quantità di questa qua alla fine, che però mi hanno dato come campioncino, quindi insomma 11 euro questa confezioncina l'ho pagata, secondo me è anche abbastanza, però come dicevo insomma il prodotto non è che è poco, per me basta e avanza. E infine abbiamo l'olio trattante all'olivello spinoso sempre, questo qui è un olio, non so che cosa, nello specifico a cosa può servire. Protegge dalla disidratazione, è una cura intensiva che restituisce vitalità alla pelle, quindi insomma è un semplice siero idratante. Ed è questo qui, e la confezione mi sono accorta che è anche di vetro. Ecco qua, di vetro. Quindi questi qui sono i sei prodotti che proverò sicuramente della Veleda. E niente, questo video era essenzialmente cioè essenzialmente l'ho fatto proprio per parlarvi di questa manifestazione più che dei prodotti in sé che di fatto insomma non aiutano chi deve fare acquisti, ecco, perché non ho detto niente di personale. E niente, quindi spero che magari andiate in questa manifestazione oppure insomma, mi farete sapere se ci siete andate, se, come vi siete trovate, cosa avete trovato, oppure anche soltanto se non ci andate mi dite un'opinione sui prodotti della Vereda, mi fa piacere uguale. E niente, vi auguro un buon weekend e alla prossima. Ciao ciao!